Come avete letto dal titolo, oggi vediamo quali sono i 7 virus più letali di sempre e li vedremo in una classifica che terrà conto della mortalità dei virus. Ogni malattia infettiva ha un suo tasso di mortalità e per fare questa classifica ci siamo basati proprio su questo concetto. E allora iniziamo subito con la posizione numero 7. Alla posizione numero 7 troviamo i coronavirus di SARS. E MERS. I virus alla base di queste due patologie possono indurre delle polmoniti molto gravi, alle quali ci sono da aggiungere delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie che si riscontrano nei pazienti. Questi due virus sono comparsi rispettivamente nel 2002 e nel 2012, prima in Cina e parliamo della SARS e poi in Medio Oriente parlando invece della MERS. Questi due coronavirus sono stati caratterizzati dal possedere un tasso di mortalità più alto rispetto al Covid-19, ma anche da un tasso di contagiosità molto più basso. È molto più facile trasmettersi il Covid-19 piuttosto che i coronavirus di SARS e MERS. E proprio la bassa contagiosità di questi due virus ci spiega perché abbiamo sentito molto poco parlare di questi virus. Nel giro di un anno si sono completamente estinti e, a differenza del Covid-19, sono stati debellati con relativa facilità. Passiamo alla posizione numero 6, posizione occupata dal virus di Marburg. La patologia indotta da questo virus è anche definita come febbre emorragica di Marburg, perché questo virus può andare a causare una febbre emorragica con una mortalità piuttosto elevata. In Angola, un paese africano, si sono addirittura raggiunti picchi di mortalità del 90%. Stiamo quindi parlando di un virus molto potente. Il periodo di incubazione del virus va dai 3 ai 9 giorni, passati i quali si iniziano ad avere i primi sintomi, e tra di essi troviamo rash cutanei, troviamo disturbi gastrointestinali di varia entità e troviamo anche un senso di spossatezza e letargia. Proprio queste due caratteristiche hanno fatto sì che il virus non si diffondesse con facilità, perché dal momento in cui il malato si trova in una condizione di stanchezza non si muoverà, per cui resterà fermo e la probabilità che vada a contagiare il resto del villaggio, il resto del paese, è comunque relativamente bassa. C'è da dire però che dopo questi sintomi iniziali possono sopraggiungere delle condizioni molto più problematiche. Dopo 10-14 giorni, infatti, si possono riscontrare delle emorragie vere e proprie. Il fegato e la milza iniziano ad ingrandirsi e il rischio di perire in seguito a questo virus diventa molto elevato. Passiamo quindi alla posizione numero 5. La posizione numero 5 è occupata dal virus dell'influenza A. I virus dell'influenza sono tra i più variabili in assoluto e di fatto ogni 6 mesi oppure ogni anno cambiano alcune loro caratteristiche. Per riuscire a classificarli, gli scienziati hanno elaborato un sistema che va a decifrare due particolari proteine, le proteine denominate H ed N. Al variare di queste proteine H ed N varierà anche il numero ad esse associato e possiamo distinguere numerosissimi virus, alcuni dei quali vanno a contagiare solo gli esseri umani, altri solo gli animali e altri entrambi. In questa categoria troviamo ad esempio il virus H1N1, definito anche come virus della febbre suina, che fu anche la causa dell'influenza spagnola che si diffuse fra il 1918 e il 1919 e causò dai 50 milioni ai 100 milioni di decessi. Il dato non si sa con estrema certezza. Quello che si sa invece con più certezza è che un altro virus di questa categoria, ovvero sia il virus H5N1, ha causato vari problemi agli esseri umani tra gli anni 90 e 2000, ma ancora di più ai volatili. Stiamo infatti parlando del virus dell'influenza aviaria, che ha avuto delle conseguenze molto gravi su tutti i volatili e in particolare su tutti quelli da allevamento, rinchiusi molto spesso in gabbie molto piccole negli allevamenti intensivi. Passiamo alla posizione numero 4, in cui troviamo il virus del vaiolo, uno dei virus che ha fatto più vittime nel corso di tutta la storia dell'umanità. Il periodo di incubazione dei virus può variare da pochi fino a 12 giorni e i primi sintomi sono per lo più di tipo gastrointestinale, dopodiché sopraggiunge la febbre e soprattutto compaiono dei rash cutanei, una caratteristica peculiare del
vaiolo, per cui le lesioni partono inizialmente dal viso, dalle mani e dai piedi e si spostano progressivamente verso il tronco, ma non tutte le lesioni sono uguali. Esistono alcuni tipi di vaiolo più pericolosi di altri. Il più pericoloso di tutti è il vaiolo di tipo emorragico. Questo tipo di vaiolo è il più letale in assoluto e provoca delle vere e proprie emorragie. In realtà però bisogna dire che provocava delle vere e proprie emorragie perché il vaiolo in tutte le sue forme è stato completamente eradicato. E ora passiamo alla top 3 e nella posizione numero 3 troviamo il virus Ebola. Le caratteristiche del virus Ebola sono molto simili a quelle del virus di Marburg, soprattutto da un punto di vista clinico. Anche il virus Ebola provoca una febbre emorragica che però risulta complessivamente più grave. L'incubazione del virus può durare fino a 21 giorni, passati i quali si hanno i primi sintomi, che possono essere anche in questo caso rash cutanei, disturbi gastrointestinali e la comparsa di emorragie di varia entità. Le emorragie sono però molto spesso estremamente gravi e i fluidi corporei del malato rappresentano un grandissimo rischio biologico per gli operatori sanitari, che in queste particolari condizioni devono stare estremamente attenti, perché purtroppo questo virus è anche molto contagioso. Passiamo alla posizione numero 2, in cui troviamo l'HIV. Questo virus causa la sindrome dell'immunodeficienza acquisita, nota come AIDS. Questo virus è particolarmente pericoloso perché va a indebolire progressivamente il nostro sistema immunitario fino a debilitarlo completamente, quindi espone l'organismo a tutta un'altra serie di malattie. L'organismo e in particolar modo il suo sistema immunitario non è più in grado di reagire contro altre patologie, per cui il rischio di perire in seguito a questo virus è molto molto elevato. Fortunatamente nel corso degli anni sono stati studiati e utilizzati dei trattamenti che vanno a rallentare il decorso della malattia, ma non riescono completamente ad andare a debellare il virus, per cui non vi è cura, non vi è vaccino. L'arma più potente a nostra disposizione è rappresentata dalla prevenzione. Passiamo alla prima posizione e nella posizione numero 1 troviamo il virus della rabbia. La rabbia è una malattia virale che causa una potentissima infiammazione al cervello che può avere conseguenze molto molto gravi sul resto del corpo. I primi sintomi possono includere febbre e prurito, ma i sintomi successivi sono abbastanza inquietanti. Tra di essi troviamo infatti la perdita di coscienza, la paralisi di una o più parti del corpo, l'incapacità di controllare i movimenti e anche di controllare l'umore. L'umore infatti viene completamente alterato e proprio queste caratteristiche sono quelle che portano ad esempio i cani rabbiosi a mordere. Non hanno più il controllo dei movimenti, non sanno bene cosa fare e quindi vanno a mordere, passando di conseguenza il virus ad un altro soggetto. Una volta che i sintomi compaiono, la malattia si conclude quasi sempre con il decesso. Si tratta di una delle malattie virali con la più alta mortalità in assoluto, anzi si tratta della malattia virale con la più alta mortalità in assoluto. Però, notizia positiva prima di concludere il video, fortunatamente per questo virus esiste un vaccino. E ora che abbiamo concluso la nostra classifica aggiungo due note finali. I dati per sviluppare questo video sono stati presi dalla versione inglese di Wikipedia che parla della mortalità delle malattie infettive. Ovviamente ve la lascio in descrizione. La seconda nota finale riguarda il fatto che in realtà ai virus non conviene, ovviamente tra virgolette perché non è che lo sanno, avere un'elevata mortalità. Perché più è alta la mortalità di un virus e minore sarà la sua probabilità di riprodursi. Dal momento in cui un ospite del virus perisce, ecco che il virus per forza smetterà di replicarsi. Non riuscirà a passare ad un altro soggetto, per cui la sua vita finisce lì. Ed è questo il motivo per cui molto spesso ai virus conviene mantenere una mortalità leggermente più bassa. Quindi dopo questo appunto finale direi che il nostro video può definitivamente concludersi. Lasciatemi nei commenti il nome di qualche virus che volete che io vada ad approfondire e io vi saluto, vi ringrazio e ci rivediamo in un prossimo video.